Alle 9.30 abbiamo fatto l'alzabandiera, poi ci sono state i nuovi foulard benedetti ed ora ci sarà la messa solenne animata da loro. Sono 50 anni, dal 65 al 2015, hanno iniziato con Don Cesare, il primo parroco qui di San Gaetano, e ora ci sono io. E voglio fare veramente tanti auguri agli scout che si impegnano in questa parrocchia in modo attivo. Grazie. De Calenda stamattina per la famiglia scout, per la Gesci, addirittura c'è una piccola area verde affidata a questo gruppo scout della Gesci Prima, che verrà seguita, curata attentamente per essere un momento, un parco giochi per i bambini. E parliamo col consigliere della Valle e con il sindaco Enzo Napoli, che sono intervenuti stamattina qui per stringersi insieme a tutti i ragazzi al Rione. Sì, noi abbiamo raccolto la richiesta da parte degli scout perché quest'area verde che è in prossimità dell'ospedale da Procida veniva sempre un pochettino vandalizzata dai giovinastri della sera. Allora loro ci hanno fatto una richiesta di pulirla e noi gli abbiamo fatto una controproposta, che è quella di prenderla addirittura in adozione, e sono stati ben contenti di questa nostra proposta. Poi con l'aiuto del sindaco Enzo Napoli e di tutto il suo staff abbiamo aiutato anche a ripulire quest'area che oggi consegniamo definitivamente a loro. Sindaco, quando si parla di giovani allo sbando, ci sono queste proposte di vita nella nostra città, giovani sani che vivono di solidarietà e di volontariato. E questi sono i veri giovani della nostra città, giovani disinteressati che svolgono un'azione civile ed esemplare per chi non ha ancora raggiunto livelli di civiltà adeguati, fortunatamente una striminzita minoranza. È una bella cosa quella che abbiamo fatto stamani, credo che offriamo anche un piccolissimo spazio di civiltà in un quartiere che è molto affollato e poco dotato di infrastrutture. Questa è un'opera compiuta. Al pari di molte altre, moltissime altre. Secondo lei, consigliere, dopo non c'è il rischio che vada a finire in preda alle ortiche tale polmone verde? No, questo è un polmone verde che è sempre stato curato dal comune, solo che la sera, la notte, noi non possiamo essere presenti con la sorveglianza. Naturalmente il quartiere, vedendo che gli scout l'hanno adottato, lo sentono proprio e quindi abbiamo nominato ogni... Avvocato Agostino De Caro, lei che è una pietra miliare della Gesci Salerno Prima, oggi mezzo secolo per questa grossissima comunità dei fazzolettoni azzurri che qui a San Gaetano si ritrova anche per un'iniziativa altamente ecologica. Sì, noi quest'anno compiamo 50 anni e contemporaneamente si verrà inaugurato un parco che il comune ci ha chiesto di gestire, che noi abbiamo recuperato alla città, al nostro rione, nel nostro stile, che è uno stile di servizio, e abbiamo cercato di fare qualcosa per la comunità. È un momento di festa, è un momento di allegria, non solo per noi ma per tutto lo scautismo salernitano. Noi compiamo 50 anni, il Salerno Terzo quest'anno ne compie 60, quindi è un momento di particolare allegria e di particolare gioia. Ovviamente, come sempre, noi la gioia la proiettiamo agli ultimi, quindi cercheremo di fare sempre del nostro meglio. Lo scautismo può essere oggi una proposta di vita per tanti giovani? Ma secondo me non può essere una proposta di vita per tanti giovani, lo ha dimostrato la Route Nazionale della Branca Rover che è stata fatta l'anno scorso a San Rossore, dove sono state sviluppate le tematiche del coraggio e dove la Branca Rover è riuscita a scrivere una carta, quella del coraggio, che credo sia molto attuale, anche se per certi versi rivoluzionaria rispetto a una serie di incrostazioni della nostra società. Ma il bello per i giovani è guardare in alto e, come noi abbiamo detto in questi due giorni, realizzare i propri sogni. I sogni dello scout sono i sogni del cittadino del mondo, quindi appartengono a tutti. Un famoso penalista come lei, avvocato De Caro, che cosa l'ha spinta tanti anni fa ad entrare nella famiglia a Gesci e a rimanerci ancora con i capelli bianchi? No, ma io, allora, la mia attività professionale è, come dire, un optional rispetto alla mia attività principale, che è quella di vivere questa bellissima esperienza. Io sono entrato quando avevo 7 anni, ne ho 57 quasi. 7 anni e mezzo, ne ho 56 e mezzo, sono 49 anni che sono gli scout ed è parte della mia vita, forse più di quando non lo sia la professione forense.
Don Cesare Pellegrino, lei è stato il fondatore di questa meravigliosa avventura. Qua il 16 luglio 1964 e per fare la chiesa trovare la pratica bocciata, dovevamo andare a Roma a Cassa Depositi e Prestiti, poi il comune ci fece la garanzia e nel 69 con Monsignor Porlio mettemmo la prima pietra e la chiesa in 2 anni fu finita nel 72, circa 72. Don Cesare, si parla di crisi delle vocazioni, di crisi dei giovani nei confronti della fede. Qui c'è un gruppo molto rigoglioso, scout. Croce e delizio. Infatti, ci sono giovani qui che abbiamo visto animati da tanto entusiasmo, quindi c'è il richiamo. Sono da piccoli. Io per 10 anni sono stato il capo supremo, poi ho lasciato e dopo sono cresciuti e mi sono messo un po' da parte. Ma io sono stato l'unico sacerdote che è andato dal Papa, rappresentante della Campania. E allora diventammo da Asci a Gesci. Prima le donne non potevano venire in scout. Vabbè, queste sono avventure che abbiamo fatto. Ecco, Don Pasquale Mastrangelo ha sposato in toto la solidarietà verso i lontani, soprattutto verso il Burkina Faso. Ma ogni cristiano è chiamato a vivere la propria fede, il proprio rapporto di amore con tutti gli uomini della terra e noi siamo contenti di aver instaurato un gemellaggio con il popolo del Burkina Faso che hanno particolari difficoltà per sostenerli e aiutarli a svilupparsi e a crescere. Non solo economicamente, culturalmente, ma anche nell'amicizia con Gesù. Sono appena 110 anni che c'è stato il primo missionario in questo stato e da 110 anni molti progressi hanno fatto nella fede. Adesso ci sono molti sacerdoti religiosi e religiose anche locali che portano avanti le parrocchie. Quindi il dare che è stato consegnato